spettatori. Stanno circolando sul web tanti video come risposta a quello con Lavagna e Gessetti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Gilda TV non vi risponde con Lavagna e Gessetti, ma vi propone una lettura insieme di alcuni punti di questa riforma che è in votazione in Parlamento. Abbiamo in studio il professor Giovanni Carosotti. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Parliamo del video di Renzi. Molte sono state le polemiche sull'errore grammaticale del Presidente e noi ci chiediamo come quello sbarione non sia stato notato dal folto gruppo di operatori che hanno contribuito alla realizzazione del video. In effetti la domanda è legittima, un errore ovviamente ci può stare, ma in un documento così importante rivolto all'opinione pubblica, quando il governo si trova in difficoltà a difendere questo progetto di riforma, sembra incredibile che nessuno dell'entourage che si sta occupando della riforma della scuola abbia avuto l'attenzione per notarlo, come era accaduto del resto già ai tempi della presentazione del documento La Buona Scuola, quando nel manifesto di presentazione c'era l'articolo 1 con un sostantivo maschile e l'apostrofo. C'è una spiegazione però. Il governo, nella sua arroganza, aveva pensato di far passare questa riforma contro la scuola. Utilizzava volutamente un linguaggio ostile alla cultura, ostile alla comunicazione con gli insegnanti. E solo adesso, vista la forte opposizione, probabilmente che non si aspettava in questi termini, si trova nella necessità di comunicare col corpo docente. Ma il personale che si sta occupando della riforma della scuola non è preparato a questo. Anzi, un personale che, se venisse giudicato dal punto di vista meritocratico, che tanto spazio ha a chiacchiere in questa riforma, e se i presidi agissero onestamente nel assumere i docenti migliori, non avrebbe alcuna speranza di entrare nel mondo della scuola. Professore, parliamo dell'alternanza scuola-lavoro, che è stato il primo argomento con cui ha iniziato il Presidente la sua comunicazione. Certo, vuol dire che è un punto con cui lui ritiene di poter acquisire consenso presso l'opinione pubblica, sia pure premettiamo che ogni argomento che lui tratta non lo sviluppa, non si capisce con quali provvedimenti concreti poi sarebbe attuato nella riforma, ma vengono comunicati come semplici slogan. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, lui ha messo in relazione questa innovazione con la possibilità di risolvere il grave problema della disoccupazione giovanile, facendo, peraltro in modo molto superficiale, un errore comune nella pubblicistica sulla scuola, cioè quello di confondere la causa con l'effetto. La scuola sarebbe la causa della disoccupazione giovanile e non invece un'istituzione che subisce l'effetto di una crisi sociale ed economica molto vasta che non ha nella scuola la sua motivazione. Certo, l'alternanza scuola-lavoro potrebbe essere interessante per alcuni indirizzi di studio della secondaria superiore immediatamente professionalizzanti, ma estenderli a tutti gli ordini di scuola non ha alcun valore o significato e sicuramente non farebbe degli studenti, degli agenti produttori in grado di mettere in moto l'economia. Se lo studio superiore è finalizzato poi all'accesso all'università, ciò che imparerebbero gli alunni nel corso degli studi liceali sarebbe già obsoleto quando 5, 6, 7 anni dopo dovessero inserirsi questi studenti nel mondo del lavoro, quindi è inutile. Meglio sarebbe invece coltivare una preparazione culturale in grado di metterli nelle capacità, quando affronteranno il lavoro, di affrontare i problemi che in quel momento si troveranno di fronte, di saperli risolvere, di sapere immediatamente capire le innovazioni. Bene professore, adesso parliamo del nodo centrale di questa riforma, che è il potere ai presidi. Si tratta effettivamente dell'argomento più delicato, perché è destinato a creare una subordinazione del corpo docente, a privarlo della sovranità sulla didattica e a renderlo sostanzialmente una manodopera, una forza lavoro ricattabile. La cosa in qualche modo paradossale è che il Presidente del Consiglio giustifica questo potere in nome dell'autonomia, di cui stravolge totalmente il significato. L'autonomia non è più il collegio dei docenti della singola scuola che adotta proposte e progetti didattici adatti alla situazione territoriale, ma invece sinonimo di un concetto di managerialità, di produttività che dall'alto viene calato su una forza lavoro che deve unicamente praticarla senza poterla in qualche modo discutere. È chiaro che il Presidente del Consiglio adesso parla di una collaborazione tra il dirigente e il Consiglio d'Istituto, dimenticandosi che sovrano della didattica deve essere esclusivamente il Collegio dei Docenti perché la scuola possa funzionare, altrimenti il dirigente non potrà far altro che allestire progetti
in maniera poco trasparente, perché dovrà rispondere di soggetti privati ed esterni alla scuola che in qualche modo incideranno, di collaborazioni, anche queste scelte in modo non trasparente, e di conseguenza tutto ciò non favorirà sicuramente l'autonomia, è l'esatto contrario, è l'introduzione di un meccanismo autoritario in una comunità che si fonda sulle relazioni a volte asimmetriche ma sempre fortemente limitate, dove non esiste mai un potere assoluto dei docenti sui discenti, del preside sul collegio dei docenti e viceversa, ma si ha sempre una relazione di carattere democratico che verrebbe meno e di conseguenza verrebbe messa a rischio non solo la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, ma la qualità stessa della didattica, per cui le conseguenze sul piano formativo sarebbero assolutamente negative. Facciamo una simulazione di un comportamento concreto che potrebbe adottare un dirigente scolastico con questa riforma. Certo, ovviamente si tratta di un'ipotesi, dal momento che potremmo immaginare dirigenti scolastici con maggiore o minore buonsenso nel praticare la loro autorità e tenendo conto che nell'immediato il dirigente scolastico avrà di fronte a sé una marea di problemi e l'attuazione concreta di questo piano triennale sarà difficilissima. Però, per esempio, un dirigente scolastico, che so, di un liceo scientifico potrebbe ritenere che per valorizzare il piano di studi, poiché la responsabilità della didattica diventa sua, si debba in qualche modo ridurre il peso delle materie umanistiche, di carattere storico, di carattere filosofico, oppure orientarle verso precisi obiettivi didattici, la filosofia unicamente verso la logica e il pensiero matematico, e di conseguenza obbliga i docenti a seguire determinati corsi di formazione, dimenticando e magari non avendo la competenza di quali sono gli obiettivi didattici e formativi di quella disciplina, che non sarebbero più concordati dai docenti assieme, ma il docente si dovrebbe adattare ad applicare il tipo di didattica che il dirigente ha scelto. Ora, uno degli aspetti decisivi e di maggior valore della scuola italiana è la preparazione culturale ad ampio spettro che viene garantita al di là di specifici indirizzi dei vari corsi di studio, artistico, scientifico, classico. Se viene meno questo, viene meno quel carattere di qualità che lo studente italiano ha quando raggiunge risultati di eccellenza e che gli sono riconosciuti in altri paesi. Di conseguenza metteremmo l'alunno in condizione di non essere più neanche in posizione favorevole, qualora abbia studiato con costanza e con successo, sul mercato globale, ma lo metteremo in una posizione decisamente di minore vantaggio rispetto a quella che ricopre adesso. Tant'è che anche persino negli Stati Uniti, nei paesi anglofoni, da cui si vuole riprendere questo modello didattico, si ammette che uno studio in letteratura approfondito, in filosofia, in tematiche culturali, umanistiche, ma anche uno studio scientifico fondato sul ragionamento, sulla risoluzione di problemi, sul contesto culturale, dà e garantisce maggiori qualità professionali allo studente che poi si specializza in un settore specifico. Noi buttiamo via tutto questo, magari per un capriccio di un preside che o per convinzioni sue o perché pressato dall'esterno in qualche modo vuole dare una svolta indipendentemente da quello che decide il gruppo dei colleghi e li seleziona, li sceglie, perché questo sindacalmente non è di poco conto, li può anche spostare come crede da un posto all'altro sulla base di queste finalità che lui ha deciso. Un altro aspetto su cui la riforma di Renzi vuole far presa sull'opinione pubblica è la valutazione degli insegnanti. Allora, diciamo subito che è assolutamente un mito quello per cui gli insegnanti come categoria non vogliono farsi valutare. Ciò che è in discussione è la metodologia della valutazione che il governo vorrebbe imporre e i criteri che starebbero alla base di questa valutazione. Per quanto riguarda la metodologia, si tratta quella delle Invalsi, che è un test formalizzante che, dove è stato utilizzato per lungo tempo, ha dato esiti assolutamente discontinui, perché non tiene conto di alcuni fattori che non possono essere formalizzati, la differenza del contesto classe negli anni, eccetera. L'Invalsi, gli insegnanti non sono contrari nella metodologia in sé. Se un docente nel corso del suo lavoro ritiene che certi argomenti li vuole valutare con quel criterio risposte multiple, perché in quel caso è utile, lo può tranquillamente fare.
dipende dalle discipline, dagli argomenti, dall'ordine di scuola, ma ritenere che l'INVALSI possa contemporaneamente valutare il docente, gli studenti e la scuola è un'impostazione che non ha alcun fondamento scientifico e che viene utilizzata unicamente per fare pressione sui docenti. Cosa può fare l'INVALSI? Può identificare un insegnante incredibilmente impreparato, ma se così fosse, se c'è un insegnante assolutamente impreparato che non riesce a insegnare la matematica, i genitori lo sanno già, i colleghi lo sanno già, il dirigente già lo sa, e il problema è semmai come intervenire e non trovare in ragione di questo l'efficacia di un metodo. Ma poi, ammettendo anche che la valutazione è corretta, quali sono i criteri? I criteri devono essere quanto ne sa l'insegnante della sua disciplina e quanto è in grado di comunicarla in termini di efficacia, in termini di partecipazione. Invece questo non interessa. I criteri su cui saranno valutati i docenti non riguardano la loro competenza specifica, la loro classe di concorso, ma la loro disponibilità a fare altro, la loro disponibilità ad avere competenze informatiche o linguistiche, anche se queste non fanno parte della loro disciplina. Cioè, il merito diventa anche in questo caso un criterio per selezionare, non in base ai meriti specifici che sono dati da un concorso, da una graduatoria, ma secondo criteri arbitrari che potrà adottare il dirigente. Lo dico perché in genere, vedendo anche le obiezioni in questi giorni, tutti dicono: ma se andiamo dove c'è la mafia, dove c'è l'andrangheta, noi non dobbiamo trovare questi casi limite, che pure sono importanti e si verificheranno, ma anche nella condizione migliore, e il giudizio, la valutazione fatta dal preside con un docente o un genitore sarà per forza di cose arbitraria, non sarà mai nel merito. Allora non volete essere valutati? No, dobbiamo fare una valutazione seria. Qualora ci siano dei casi sensibili in cui c'è un'insoddisfazione di genitori, alunni o il preside percepisce qualcosa, cosa bisogna fare? Mandare un personale ispettivo. La competenza ispettiva dovrebbe essere un esito della professione didattica e quel docente ha il diritto di essere esaminato per un periodo prolungato sul campo e bisogna valutarne la competenza. È l'unico modo serio, reale, per intervenire in questi casi in modo efficace, altrimenti si introduce, non involontariamente secondo me, ma quello che il governo vuole fare, un criterio arbitrario. Bene, ringraziamo il professor Carosotti e il web spettatori, annuncio che ci saranno altri video, quindi vi aspettiamo e vi saluto. Arrivederci. Grazie a voi e a risentirci.